Mezzanotte 27, buonasera. Cominciamo subito questa edizione del telegiornale dalle parole pronunciate in Consiglio di sicurezza che si è riunito questa sera in riunione straordinaria dopo l'ennesimo lancio di missile effettuato in Corea del Nord. Una forte condanna per le azioni di Kim Jong-un e le provocazioni della Corea del Nord che possono minare la pace e la stabilità regionale oltre che la sicurezza in tutto il mondo. Per questo le Nazioni Unite chiedono un impegno alla denuclearizzazione. All'ennesima provocazione di Kim Jong-un hanno risposto in maniera durissima gli Stati Uniti. Il consigliere per la sicurezza generale McMaster ha detto stasera che l'opzione militare, pur se non prioritaria, resta sul tavolo. La Corea del Nord mostra un totale disprezzo per i paesi vicini, ha detto Donald Trump, ma gli Stati Uniti non saranno intimiditi, difenderanno il loro stile di vita e le nostre opzioni per affrontare questa minaccia. Saranno efficaci e travolgenti. L'ennesima risposta arrivata poco fa dalla Corea del Nord è che con il lancio avvenuto ieri nella notte la Corea ha eguagliato l'arsenale nucleare a quello americano. Insomma, c'è ancora parecchio da lavorare. Andiamo a vedere come il sedicente Stato islamico abbia rivendicato l'attentato avvenuto questa mattina dentro un vagone della metropolitana di Londra. 29 persone sono rimaste ferite. Quasi tutte per ustioni, ma nessuno in maniera grave. Quando la bomba artigianale è scoppiata alla stazione di Pearson Green, siamo a sud della città, l'ordigno era dentro un secchio di plastica, è scoppiato mentre la metro si trovava in superficie. Le porte si sono aperte, i pendolari sono riusciti a fuggire subito. Una persona sarebbe ricercata in tutto il paese perché dalle telecamere di sorveglianza sembra siano stati recuperati elementi utili alle indagini. La polizia ha alzato il livello di allerta. Si ritiene che sia probabile un altro attentato. Politica italiana, la Lega ha deciso di fare ricorso contro la decisione del Tribunale di Genova che ha bloccato i conti correnti di alcune sezioni del partito a seguito della condanna arrivata a luglio di Umberto Renzo Bossi e dell'ex consigliere Belsito. Una decisione che i magistrati hanno motivato con la tutela del Parlamento che si era costituito parte civile nel processo per truffa sui rimborsi elettorali. Matteo Salvini ha commentato duramente, ha parlato di bavaglio alla democrazia, di provvedimento che mira a far fuori la Lega in vista delle elezioni ed è tornato a scontrarsi con Renzi. Non conti più nulla, ha detto al segretario del PD, che gli ha risposto: siete dei ladri, rispettate le sentenze. Quindi scontro durissimo, mentre il Movimento 5 Stelle ha annunciato una consultazione via web per la scelta del prossimo candidato Premier del Movimento, lo ha spiegato Beppe Grillo descrivendo le regole per il referendum online. Il vincitore sarà anche il leader politico del Movimento, si potranno candidare anche gli indagati per reati non gravi. Il voto sarà probabilmente sabato 23 settembre, le candidature dovranno arrivare entro le 12 di lunedì prossimo. Intanto è polemica per le pensioni ai parlamentari di prima legislatura, perché i grillini annunciano: è una vergogna, noi rinunceremo a questa pensione. Non avevamo alcuna intenzione di fare un golpe né di contrastare alcun politico, è la risposta del capitano ultimo Sergio Di Caprio a quanto uscito sui giornali a proposito dei verbali dell'audizione davanti al CSM del procuratore di Modena, Lucia Mussi, avvenuta lo scorso luglio. Il magistrato avrebbe riferito di aver avvertito nel comportamento del capitano ultimo e dell'allora capitano del NOE, oggi maggiore, Giampaolo Scarfato, indagato a Roma per falso nell'inchiesta Consip, un delirio di onnipotenza. Le dichiarazioni di De Caprio sono da attribuire a lui, non all'arma dei carabinieri, ha detto oggi il ministro della Difesa Pinotti, e l'arma sta valutando di prendere provvedimenti. Lo sport adesso, il calcio, tre anticipi della giornata di campionato, Crotone-Inter, Fiorentina-Bologna, Roma-Verona. Intanto la procura della Federcalcio ha chiesto 2 anni e mezzo di squalifica per il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. La vicenda riguarda i suoi rapporti con gli ultra bianconeri, nonché la vendita riservata, così cita il procuratore Giuseppe Pecoraro, di biglietti a soggetti vicini all'Andrangheta. Richieste per il club bianconero anche 300.000 euro di multa, 2 partite a porte chiuse, una terza partita senza tifosi in curva. La sentenza verrà emessa entro 10 giorni. Mezzanotte 32, ci fermiamo qui. L'informazione, come sempre, torna domattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.